adesso torniamo sul nostro territorio, sull'economia dei nostri territori. Lo facciamo con una grande imprenditrice collegata con noi da Arezzo, Cristina Squarcialupi, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la dottoressa Squarcialupi guida due aziende molto importanti, la UNAR e la Chimet. Prima però di fare un focus sulle aziende, Cristina, io vorrei con te tornare su un tema, è uscito proprio un comunicato stampa di Confindustria Toscana Sud pochi giorni fa. È un tema dei temi, ossia l'economia circolare e poi un approfondimento in particolare proprio sul tema dei rifiuti. Riprendiamo questo tema insieme e qual è la tua posizione, la posizione di Confindustria su questo? Vabbè, noi riteniamo che l'economia circolare sia fondamentale per risolvere tutte le complesse problematiche tra l'ambiente, la gestione dei rifiuti, degli imballaggi. La stessa Europa, no? Ci chiede di attuare dei piani per cui le nostre imprese appunto riescano a sviluppare un'economia più sostenibile e basata appunto sull'economia circolare. E questi saranno i grandi temi da affrontare nel futuro, anche se poi come io dico sempre, l'Italia è abituata in realtà a fare economia circolare proprio perché il nostro territorio è povero di materie prime e quindi ci siamo sempre industriati per riutilizzare anche, chiamiamoli scarti, per riutilizzarli e rimetterli nel ciclo appunto invece come materie prime stesse. A proposito del tema dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, c'è proprio un organo lavorativo dentro Confindustria e anche delle proposte concrete per il territorio? Assolutamente sì, proprio perché la Confindustria Toscana Sud è ricca, diciamo, di aziende che fanno dell'economia circolare il proprio business principale. È stato istituito fin dal 2018 un gruppo di lavoro che tratta su questi temi e come tale abbiamo anche aderito ad alcune opportunità. Ad esempio abbiamo partecipato ad un bando del Ministero dell'Ambiente insieme ad un'organizzazione ambientalista, Amici della Terra, proprio per sviluppare la cultura dell'economia circolare nei ragazzi, nelle generazioni future. E è stato molto, molto carino questo laboratorio che ha coinvolto 800 ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, andavano dalla materna fino alle superiori e sono stati coinvolti appunto in dei laboratori attivi. Ad esempio c'era un laboratorio in cui si riutilizzavano degli scarti alimentari per cucinare oppure degli oggetti di riciclo per fare musica. Però questi ragazzi sono stati anche educati a fare cittadini attivi, ovvero a insegnare addirittura ai grandi, ai genitori e anche ai ragazzi più piccoli cosa significa economia circolare in tutti i giorni, insomma, nella routine di tutti i giorni. Torniamo invece, Cristina, alle aziende che te guidi, ce le citavo all'inizio della nostra intervista, l'UNAR e la Chimet. Partendo proprio dalla UNAR, qual è un po' la fotografia del settore dell'oro in questo momento? Quali mercati hanno ripreso un po' vigore e dove invece c'è ancora stagnazione? Allora, il settore dell'oro, come un po' tutto il settore moda, è stato molto penalizzato da questa situazione della pandemia. È vero che alcuni mercati non si sono mai fermati, ad esempio sicuramente mercati orientali, in parte anche gli Stati Uniti. In questo momento stanno riprendendo lentamente il Medio Oriente, quindi parliamo di Dubai, tutto l'hub di Dubai che per noi è molto importante per tutto il settore orafo, però ancora stiamo andando un po' a rilento, anche se devo dire la verità, noi come UNAR, lavorando un po' in tutti i mercati del mondo, siamo riusciti a contenere le perdite dovute alla pandemia. Comunque 2 mesi siamo stati chiusi completamente, quindi quei mesi lì sono un po' difficili da recuperare. Riguarda invece Chimet, com'è il settore su cui voi operate?
Kimet è tutto un altro discorso. Innanzitutto non ho mai chiuso perché veniva considerata come una di quelle aziende dei settori diciamo indispensabili, quindi non ho mai chiuso, proprio perché fa economia circolare, quindi arrivano a Kimet diciamo, gli scarti dei rifiuti speciali di altre aziende e in modo particolare guardate, Kimet ricicla i catalizzatori esausti provenienti dalle aziende farmaceutiche, chiaramente in questo periodo sono state molto attive. E poi un altro settore che si investe Kimet è anche proprio lo smaltimento di tutti gli scarti sanitari, quindi si parla di tutti gli scarti che provenivano dagli ospedali, dalle case di cura, dai medici, addirittura dalle, come sapete, anche in casa di chi aveva il Covid, e gli scarti di quella casa venivano trattati come dei rifiuti speciali che dovevano essere mandati appunto all'incenerimento. Un'ultima battuta, Cristina, prima di lasciarci. Il Covid non solo ha segnato, ovviamente sta segnando un'epoca da tutti i punti di vista, economico, sanitario, sociale, ma ha forzato anche le imprese a dei nuovi modi operativi, ad esempio a un'impennata sull'uso della tecnologia sicuramente. Quali saranno secondo te gli elementi che anche una volta, e ci auguriamo il prima possibile, finisca l'emergenza sanitaria, rimarranno nel modus di fare impresa? Ma secondo me questa pandemia ha creato una grossa selezione. Soltanto le aziende che sono riuscite a fare un salto sia in tecnologia, in digitalizzazione, in tecnologia, saranno quelle che troveranno degli sbocchi in futuro. Credo che sia stato veramente essenziale, parlo per le nostre aziende, comunque fermarsi a riflettere anche su programmi futuri appunto e i diversi modi di vedere le cose, sono convinta che rimarranno e saranno fondamentali appunto per tutto quello che il futuro ci potrà offrire. Cristina, ti ringrazio come sempre per la tua testimonianza, un saluto ovviamente a tutto lo staff delle persone 1R e di Kimet, un augurio di buon lavoro e a risentirci presto. Grazie, arrivederci.